In questo caso c'è un altro. Queste su sono Vestas, l'abbiamo. Ah, non abbiamo. Sono penso Vestas in Danimarca, che erano gli anni dopo. 4600 kW. Non ricordo. No, sanno che sono Vestas B45, roba del genere, penso. 600 kW. Ok. Sì. Non sono. Ah, è classica tecnologia ormai consolidata lì, no? Sembra una Siemens come fuori. Bonus. Scusa, no, scusa, ecco, come mi hai fatto in mente. Sono le bonus qui installate, sono le bonus. Sì, perché poi la bonus fu acquisita dalla Siemens, ha mantenuto quella forma. Sì. Sì, non, sul documento c'è tutto, vi dico la verità, non ricordo a memoria perfettamente tutti i dettagli, perché era l'idea del voler spingere, spionare le persone ad approfondire. Poi il lavoro che abbiamo fatto è anche abbastanza grande, abbiamo tradotto diversi documenti, poi abbiamo elaborato anche con un po' il guide una piccola serie di documenti, poi li rendiamo disponibili a tutti. In questo caso, ad esempio, questo è un altro caso e non ho mai saputo in realtà come si pronuncia, vi dico la verità. Dovrebbe essere Eru, ma non mi assicuro. In questo caso, questo è un altro caso famoso, siamo sempre in Danimarca, questi danesi con l'eolico hanno. Poi dopo andiamo in Germania però. Questo è un caso in cui hanno installato diverse turbine su un'isola, il cui obiettivo è il 100% rinnovabile, cioè penso che forse è l'unica isola al mondo, una delle poche isole al mondo ora attualmente col 100% di rinnovabili. Questo caso l'ho elencato, ho deciso di inserirlo perché è interessante, perché ci fa rendere conto della varietà organizzativa che ci possono essere in iniziative del genere. Perché in questo caso abbiamo semplifico il più possibile, però abbiamo una società, un gruppo di azionisti, che potrebbe essere quello, il caso come ne parlavamo prima, di un SRL, che insieme a un altro gruppo, hanno creato una cooperativa dei produttori, di coloro che erano già proprietari delle turbine installate, quindi proprietari turbine, hanno realizzato una società di scopo per un progetto. E poi successivamente hanno creato la società che ha raccolto il finanziamento tramite la partecipazione, perché in questo momento, in quel punto è entrato anche il comune, penso, il comune di Aeroe. Questo solo per far capire che c'è una. Nel momento in cui c'è la volontà di fare le cose insieme, le forme societarie si trovano. Cioè non è una. Cioè non è. Non deve essere il vincolo la forma societaria. Chiaramente la legge italiana ci dà dei vincoli. Se vogliamo, ora parlavamo con il collega Zongoli che rappresenta Northern Power System, che sta portando avanti questo tipo di iniziative nel settore mineolico. Chiaramente per iniziare ad aprire ad un mercato di azionisti, di azionariato diffuso, bisogna utilizzare quelli che sono gli strumenti che la legge italiana permette, che fornisce. E quindi nel caso ci parlava di questa possibilità di un SRL, che è una società di scopo, quindi sarebbe direttamente questa società che realizza il progetto e apre una parte cioè fa un aumento di capitale e apre la sottoscrizione agli
a pubblici azionisti, quindi a tutti i cittadini che vogliono acquistare delle azioni, dà la possibilità di acquistare delle azioni. Chiaramente non possiamo, in questo caso non parliamo di azioni di 500 euro come è stato in Danimarca, perché nelle SRL magari poi ci sono dei costi aggiuntivi dovuti al commercialista, cioè, però l'idea è non solo in Italia, anche in Danimarca hanno dovuto trovare diversi stratagemmi per diverse che hanno dovuto adattare quelli che sono gli strumenti normativi alle esigenze di partecipazione. E chiaramente poi questo adattamento poi condiziona anche gli step successivi delle modifiche legislative, perché poi nel momento in cui c'è una massa critica di società che stanno facendo questo, c'è anche una pressione per cambiare le normative, per semplificarle. Ma fin quando non si inizia da qualche parte, non può cambiare nulla. In questo caso sì, anche in questo caso forse un po' abbiamo riportato tutto il piano economico con i costi anche dettagliati. Chiaramente sì, questo è un depowering da turbine da 55, diciamo, una serie di turbine da 55 kW fino al. Hanno messo delle turbine a 2 megawatt, chiaramente poi anche quando si fanno quando c'è l'azionariato diffuso ci sono le problematiche. È vero che i propri maiali puzzano di meno, come dice Gaip, perché quindi chiaramente se a Castellana vogliamo installare delle turbine eoliche, non c'è tanto vento, però diciamo che qui vogliamo installare delle turbine eoliche. Se lo facciamo tutti insieme, magari non ci facciamo la lotta a vicenda, però comunque resta una parte della popolazione fuori, e in questo caso c'è stata una forte opposizione anche in Danimarca per quanto riguarda questo repowering, perché si passava da queste turbine, da una serie di turbine da 55 kW, che per un periodo è stato anche il parco eolico più grande al mondo, tipo qualcosa del genere, con queste turbine da 55, e si installavano delle turbine molto più grandi qui c'è un piccolo errore. E c'è stata questa opposizione, anche se buona parte dei cittadini dell'isola su questa piccola isoletta non partecipavano all'investimento. Qui forse per avere un'idea delle. Scusate, non sono impaginati, però. Allora, qui abbiamo l'acquisto, l'esempio di un acquisto nella società nell'azionariato diffuso di Areo, di 5 azioni e 10 azioni. Questo l'ho fatto perché mi sono reso conto che poco prima di iniziare che non avevo. Cioè che non erano stati copiati e incollati bene i dati nelle tabelle impaginate, quindi l'ho corretto un attimo. Abbiamo che 5 azioni sono costate 14.000 corone danesi, che sono 1.930 euro, che hanno pagato di tasse zero perché c'è una detassazione per questo azionariato così piccolo. E che il primo anno hanno guadagnato 2.000 corone, ovvero 373 euro all'anno, dal decimo anno in poi hanno guadagnato 170 euro e dal dodicesimo anno 168. In totale, con un investimento di 1.930 euro, in 20 anni hanno guadagnato 4.470 euro. Chiaramente poi sono state anche, questo è l'esempio di un'azione, poi chiaramente l'investimento può essere fatto da 5 azioni, 10 azioni, 20 azioni, e alcune cooperative sì, parliamo di cooperative sempre, ma
Hanno anche messo dei limiti sulla quantità di azioni che potevano possedere, ma non è la regola, rimane sempre l'assemblea che decide come le persone meglio vogliano, cioè quel che vogliono realizzare, ecco, non dalle regole. Molti hanno voluto intenzionalmente mantenere questo azionariato molto disgregato per evitare il controllo da parte di un gruppo. Perché c'era proprio questa volontà di coinvolgere tutta la popolazione locale e di spingere il più possibile questa partecipazione. Però non è, stiamo parlando di società che realizzano quello che, cioè che decidono il proprio statuto e decidono le proprie regole. Ecco. Questo poi nel caso in cui di questi mille, questa azione da 1930 euro, nel caso in cui c'è questo finanziamento della banca locale, il guadagno poi è molto più limitato dopo 20 anni, ha guadagnato, cioè, quasi nulla alla fine se ci pensiamo che ha raccolto 2.185 euro a fronte del 1930 dopo 20 anni. Però cioè, sono cooperative reali che hanno realizzato queste cose, ci sono persone che sono proprietarie di queste azioni e ne sono anche abbastanza contente perché quantomeno gli è stata, per chi l'ha, cioè, quei 1930 euro di finanziati non sono stati di fatto cacciati da chi l'ha comprato e si è ritirato questo piccolo flusso economico che gli ha dato i primi 8 anni zero e poi gli ha dato 170 euro l'anno. Sì, è chiaro, è un gioco visto su questa scala, però questo è un fattore da moltiplicare poi per il numero di azioni, può essere 100 azioni, ne aggiungiamo direttamente gli zeri. Non, ok. Sì. Sì, una cosa che poi evidenziamo anche, che vorrei evidenziare, non solo la partecipazione, cioè, come motore di queste iniziative, non è solo la partecipazione poi al poter decidere dove mettere la turbina, lì o meno, c'è un voler trasferire quella che è la produzione, che sono tutti i costi delle proprie bollette, localmente. Nel momento in cui c'è parliamo di generazione distribuita, quindi di turbine eoliche installate localmente presso l'area in cui ci troviamo, possedute dai cittadini, questo significa che quando paghiamo la nostra bolletta e lo Stato quando ci dà un determinato incentivo per fare le rinnovabili perché sono belle e convenienti, ricade sul nostro territorio, rientra nelle nostre tasche e abbiamo un contributo proprio all'economia locale, nel senso che se c'è qualcuno che farà la manutenzione sarà localmente, magari non è di Castellana proprio, ma sarà di Bari, sarà un impiegato di Bari o di Brindisi o di Lecce, non so, però comunque stiamo mantenendo quelli che sono gli incentivi statali sul territorio. Questo poi è il discorso che è portato all'estremo porta anche la manifattura locale, che è il discorso che poi porta avanti la piccola cooperativa Ionica Impianti che produce turbine eoliche a Taranto. Però c'è una volontà di mantenere le proprie spese energetiche sul territorio e questo è un contributo molto importante. È un atto quasi politico comprare un'azione del genere a quel punto, non è solo è prettamente economico, prettamente legato alla partecipazione. Sì, e poi ci sono tutte poi quelle, nel caso poi specifico di quest'isola ci sono state tutte quelle scelte che hanno fatto proprio per. Lì si è innescato tutto un circolo virtuoso legato al turismo energetico, perché poi è stata la prima isola al 100% rinnovabile, è stata l'avanguardia in Europa di alcune scelte, il primo parco eolico offshore
sono state tutta una serie di iniziative, sono state un po' l'avanguardia che ha portato poi tante persone a visitare questo posto e a incentivare anche il turismo, parla proprio di turismo energetico, perché poi c'è questo turismo energetico, c'è questa, anche questa componente, se c'è una pianificazione corretta e un corretto inserimento di queste tecnologie nel territorio. Ora passiamo, vabbè, qui questa c'è una, sì, questa è simpatico perché poi poi parliamo della consapevolezza, la partecipazione, cioè, però poi di fatto queste cose si trasformano in atti estremamente pratici quando si realizzano queste cose, perché in questo caso questa è una casalinga dell'isola Ore che sta salita in cima a una navicella di una torre che capisce, cioè perché lei è proprietaria, tocca qualcosa di cui è proprietario e vede di fatto la sua corrente elettrica, come è prodotta, quali sono, perché gli è costato così tanto, perché è così grande, perché deve essere, c'è un impatto fortissimo sulla popolazione locale nel momento in cui c'è questo, ci sono investimenti del genere. Poi l'investimento dell'eolico in queste strutture è molto emozionale, anche non è solo, resta non solo economico. Quindi sto cercando praticamente di elencarvi tutti i motivi per cui convincervi a comprare delle azioni, come se vendessi azioni, però di fatto l'idea è che non... Cioè, non vendo nessuna azione, magari se riuscissimo a fare qualcosa insieme sarebbe bello. A Cerano dove? Scusami. Sì? Ah, fanno la... Il problema è che non ci sono tanto organizzati, parchi eolici organizzati per la ricettività. Però una cosa, ad esempio la mini turbina nelle scuole, ad esempio è un'iniziativa che, cioè ad esempio il governo statunitense ha dato tutta una serie di incentivi proprio per l'educazione, e questo mi ricordo che c'era proprio la Northern Power ha partecipato a un progetto del genere. Cioè, ci sono governi che poi sono anche, che hanno spinto anche l'adozione di una turbina eolica in una scuola, una piccola turbina eolica nella scuola, quindi... Io ho della mia esperienza personale, mia madre ora è in pensione, era insegnante di scuole medie. E volendo si può fare, ci si riesce, ad esempio... essendo poi all'interno del settore sono riuscito a portare la scolaresca di mamma a visitare un parco eolico, nel caso mio era a Salerno, ad Albanella. Non è stato semplice, però anche perché poi non ci sono proprio strutture organizzate, prendi tutte le imbiancature, tutta la cosa di sicurezza, anche se c'è la scaletta è comodo, non è niente di complicatissimo, ci sono alcune che hanno l'ascensore dentro per salire. Però poi ci vuole anche una volontà, che se tu sei una grande società che produce energia, perché dovresti avere una cosa del genere? Per fare un po' di lavatrice sociale, non so, per far lavare fuori i panni sporchi per farsi belli, però se nel momento in cui sono possedute da una comunità è anche questo, c'è anche la possibilità di realizzare queste cioè si è in assemblea, dice io ho un figlio piccolo, vorrei fargli visitare questa turbina, perché cioè, questo è il motivo per cui l'ho fatto anche. E no, penso che nell'assurdo di sorbirci l'inquinamento delle centrali e vedere magari andare i nostri figli obbligati a andare a visitare queste centrali presentate come ottime strutture dove si produce l'energia, sì. Ah, Cerano di Brindisi, sì. E ogni anno fanno il progetto in tutte le scuole medie sull'energia, dove appunto si parla dei vari modi di produrre energia, si coinvolgono le scuole nel fare un progetto loro di produzione di energia, di idee di produzione di energia,
ma dove comunque vengono presentate il carbone e anche il nucleare fino è stato presentato come ottima soluzione per produrre energia. Quindi questo per vedere le differenze dalla Danimarca e dagli altri paesi dove ci sono queste iniziative all'Italia dove. Però non, purtroppo buona parte di queste iniziative sono in Danimarca, però io non idealizzerei tanto la Danimarca, ci sono tante No, iniziative nel no, no. mondo simili, nei cattivi Stati Uniti ci Ah, sono tante iniziative di sì. azionariato diffuso, in Germania anche. Quando le persone si mettono insieme nella loro comunità riescono ad andare abbastanza oltre questi obblighi, l'obbligo di andare a visitare la centrale termoelettrica, magari, eccetera, anche perché poi magari è l'unica struttura in zona che è adibita a questo, che lo può fare, un insegnante, cioè non c'è nemmeno quest'obbligo, no? Cioè, non è che è obbligato, alla fine magari c'è quell'offerta, quello offre il territorio, no? Eh sì, alla fine Questo è sì. anche il problema, Sì. non solo, io non vedo questa in Sì. Italia questa grande manipolazione, questo grande piano, vedo solo che c'è qualcosa, ma. Sì, eh? Sì. Dobbiamo proporre qualcosa, no? Le Bisogna proporre alternative. qualcosa di alternativo. Un mini eolico da visitare. La gara di scalata per, ad esempio, cooperative, ci sono delle cooperative eoliche in Canada, c'è una cooperativa, mi mando Fugai, ora direi una cretinata come si chiama, eccetera, però mi sa a Toronto c'è una cooperativa eolica quasi che possiede delle turbine e ogni anno fanno la gara di scalata della turbina per raccogliere dei fondi, in modo che tutti quelli che partecipano pagano la quota. Per andare a vedere questa iniziativa si paga la quota di partecipazione che va in donazione ed accolgono questi fondi e usano questo piccolo gruzzoletto che hanno raccolto in questo evento sociale per la scuola, non so i dettagli, però quando poi le comunità entrano a far parte di questa, cioè, diventano partecipi, poi si vanno a scoprire anche tutta una serie di aspetti legati all'educazione, legati alla vita quotidiana delle persone che sono ben diversi, c'è cioè proprio un approccio diverso con quella che è la tua fonte di energia, perché poi parliamoci chiaro, tutti l'accendiamo la lampadina la sera, pure il. Come direbbe, anche l'ambientalista più spinto, eccetera, poi se gli tocchi la lavatrice, magari non usa la macchina, ma se gli tocchi la lavatrice, nessuno se li lava a mano i panni, no? Cioè, la lavatrice perlomeno la usiamo, quindi l'acqua a dente la vogliono tutti, anche i più ambientalisti. Questo, come ultimo caso, vi presento questo caso in Germania, che in realtà non è un vero e proprio caso di azionariato diffuso. Padremon, siamo in Nordrhein-Westfalia, abbiamo un parco eolico di 18 MW, delle Vestas V66. Questo è un caso emblematico di come anche lo sviluppo da parte di investitori convenzionali possa coinvolgere la popolazione locale. Cioè, non è detto che per forza dobbiamo aprire totalmente l'azionariato a tutti. Cioè, magari possiamo continuare a fare, cioè, ci sono i soggetti, il classico investitore che opera nel settore delle rinnovabili, è pienamente legittimato in quello che fa, ma poi ci sono delle metodologie che possono migliorare questo rapporto che ha l'investitore con il territorio. Che cosa hanno fatto questi a Paderborn? Cosa è emblematico? Nel momento in cui si sviluppa un progetto eolico, una cosa molto difficile è. Cioè c'è una vera e propria corsa di accaparramento ai terreni, è un po' un Eldorado,
come la corsa all'oro, fa prima chi arriva a mettere la bandierina sul punto più alto, il punto più ventoso, eccetera. E per fare questo, molte volte gli sviluppatori mettono un po', fanno fare un po' la guerra tra gli agricoltori, perché poi la terra, chi la c'ha, molte volte, pensate alla Quirinale dell'Appennino che è pieno di turbine, sono tutti campi, sono tutte piccole aziende agricole, piccole e medie aziende agricole, e si cerca, molte volte cercano di creare delle tensioni tra i vari agricoltori per far abbattere i prezzi, per far scendere i prezzi, perché far creare la gelosia in modo che firma il contratto con me e non con te. È un po' una creare zizzania, di diffondere malumori sul territorio per l'unico scopo è quello di avere un contratto, avere accaparrarsi il pezzettino di terra più interessante dove mettere la propria bandierina e al prezzo minore. In questo caso che cosa è successo? Gli agricoltori della zona, dell'intero comune, di tutta la zona parco si sono messi in un'associazione, hanno creato un'associazione, questi in questo caso sono tutti, questi sono tutti piccoli proprietari dei terreni, che hanno creato GBR, sta per un'associazione, un unico soggetto che è andato a dialogare con GmbH, sarebbe il nostro equivalente di SRL, una società a responsabilità limitata, che era quella che la società di scopo che portava avanti lo sviluppo del progetto. In questo modo è stato fatto un unico accordo di progetto. Sono arrivati a tal punto a dire il territorio ha questa estensione, invece di pagare l'affitto al proprietario in cui cade la turbina, la società paga un unico affitto all'associazione e questo viene diviso proporzionalmente all'estensione del proprio terreno. Anche se non c'è la turbina sul terreno, solo perché in questo modo tutta la comunità è d'accordo, si è riuscito, questo è stato un modo molto intelligente di andare avanti in un progetto spinoso che ha coinvolto molto la popolazione, perché a questo punto, nel momento in cui hanno iniziato a ragionare insieme agli agricoltori, hanno detto ma scusatemi, a me conviene mettere un po', perché non posso comprare una quota di azioni della società? Voglio investire dei miei soldi, cioè, perché non lo posso fare? E questo è successo, la società per azioni, cioè scusate, la società di scopo, di responsabilità limitata, non è stato altro che, non ha fatto altro che raggruppare un gruppo limitato di partner, di natura diversa, di cui fanno parte anche alcuni dei proprietari terrieri. Perché nel momento in cui si è creato questo tavolo di accordo, si è creata un'apertura da parte della società responsabilità limitata che ha portato di fatto a un azionariato diffuso, ovvero l'obiettivo di cui stiamo parlando è quello che le persone partecipino alle trasformazioni del proprio territorio, e questo è accaduto. Ed è accaduto naturalmente per superare dei problemi che c'erano, per superare in una maniera intelligente le problematiche che c'erano, perché magari il progetto era bloccato, perché non si riusciva a trovare un accordo sull'accaparrarsi i terreni. Poi avere, se prima vogliamo dire tutto, avere da parte chi poi fa il layout del parco e che decide dove vanno le turbine, questo è proprio il mio mestiere, diciamo, no? Avere a disposizione tutta l'area e non avere solo dei piccoli pezzettini ti permette anche di fare delle cose più efficienti, un parco eolico più efficiente, perché a quel punto tu scegli davvero i punti che convengono, dove conviene installare la turbina, dove è meglio, dove non interferisce con le altre turbine e non sei vincolato al metterlo su una particella o su quell'altra solo perché quella particella, quel proprietario non ha voluto fare l'accordo mentre l'ha fatto quell'altro che è amico del sindaco magari e si doveva fare così perché. Quindi per concludere, la partecipazione del territorio al processo, alla produzione di energia, la partecipazione in questo tipo di progetti, quindi il community power è una
è una realtà che si sta diffondendo molto nel mondo. Ci sono diverse tipologie di partecipazione, a seconda anche delle tasche, delle volontà, della cultura locale. L'invito che faccio è: cerchiamo di capire qual è la forma più adatta al contesto attuale, al contesto italiano, sia dal punto di vista di un'analisi di quello che permette la normativa in termini di realizzazione di impianti, sia quello che permette la normativa dal punto di vista di forme societarie, eccetera. Per questo, fatta questa introduzione, penso che c'è l'idea di questa, spero di aver dato questa idea di questa libertà di forma che ha spinto tanti piccoli azionisti a mettersi insieme e che hanno dovuto per forza trovare, abbiamo parlato anche di società di responsabilità illimitata che hanno realizzato progetti di 20 megawatt di svariati milioni di euro. Quindi mi invito ora di ragionarci un po' su e magari questo pomeriggio con il dottor D'Ambrosio vedere, cercare di capire insieme quali possono essere i pro e i contro delle diverse forme societarie italiane e come si vanno cosa si può fare in Italia attualmente sia dal punto di vista normativo energetico sia dal punto di vista societario. Grazie per l'attenzione, ci vediamo questo pomeriggio. Domande? Dimmi tutto. Ultimamente, forse un anno, 2 anni fa, ero venuto a sapere che, per esempio, le azioni di banca etica erano state penalizzate parecchio da una normativa statale perché proprio le piccole azioni venivano tassate in maniera sproporzionata percentuale rispetto a quelle grosse, insomma. Infatti avevano fatto la campagna Adotta un'azione proprio per accumularle sopra la soglia dei 1000 euro, dopodiché lì cominciava a essere conveniente rispetto all'azione che invece magari la 100 euro era praticamente in perdita mantenere un'azione del genere. Mi chiedevo, risulta anche a te una cosa del genere riguardo alle azioni in Italia, oppure era solo limitato all'azionariato bancario? In realtà non ti saprei dire, proprio per questo poi chiediamo al dottore D'Ambrosio, che è il suo mestiere. Certo. Allora, un'altra domanda più tecnica. Una domanda più tecnica: se intravedi una possibilità in più per piccoli parchi eolici ad azionariato diffuso sotto i 60 kW, dato che la normativa nazionale o regionale è un po' più agevolata in questo senso, o bisognerebbe secondo te partire con qualcosa sul grande eolico? È una bella domanda. Sicuramente la normativa attualmente aiuta, ci indirizza verso il mini eolico. Sicuramente il mini eolico è una, parliamo di turbine sotto i 200 kW, però 60 kW è già una taglia che ha definito la normativa italiana e sta andando per la maggiore, no? Perché è più facile autorizzare. Sicuramente è un'opportunità il mini eolico attuale con la tariffa, con i suoi limiti chiaramente. La tecnologia è abbastanza matura, la normativa ci permetterebbe di autorizzare l'impianto senza dover affrontare un grande rischio anche nel tempo di dover spendere i primi soldini e di trovarsi senza nulla di fatto. Perlomeno, diciamo, con una buona analisi, una buona fattibilità, se si sceglie un posto si ottiene l'autorizzazione. Cioè, ci sono ovviamente i rischi di progetto, è chiaro, però non sono quelli di un parco eolico da 1 MW e potremmo ritrovarci per 5 anni senza nulla di fatto, dovendo anticipare le spese di connessione, che poi sono spese di connessione per,
per un megawatt, non sono per 60 kilowatt, sono tutta una serie di studi, di valutazione di impatto ambientale, eccetera, che costano, perché poi di fatto se ci vogliono dei tecnici che vanno a vedere, capito? È grande l'iniziativa da un megawatt almeno. Sicuramente Paul Gripe ci spingeva molto su quello, perché lui da esterno, se vediamo la normativa italiana, l'iniziativa da un megawatt è abbastanza facilitata, perché sulla carta il processo di autorizzazione è 180 giorni. Allora, sulla carta, perlomeno la DIA, cioè, ragioni col comune. La Villa Pass, dai, scusami, sono da un bel po' che non ne presento io personalmente di scartoffie, però sicuramente ci permetterebbe di dimensionare, magari provare su questa taglia. La strada per il megawatt la vedo più dura, più politica sicuramente, nel senso che si può fare, non lo escludo, ma poi bisogna fare gli assalti cioè creiamo un bel gruppo, facciamo gli assalti con televisivi alla Beppe Grillo in regione, eccetera. Che cosa vuoi fare? Perché l'indirizzo è quello di realizzare lo spazio che hanno lasciato ai piccoli investitori, è quello del mini eolico, cioè il grande eolico è tutto fermo. Quindi o si imbatte, cioè o lo si fa come una guerra, secondo me, oppure non. Cioè, se speriamo di presentare la carta, il progetto ben fatto, eccetera, e aspettare lì a ottenere l'autorizzazione, non penso che ci siano grandi spazi. Già solo perché ci si appella al fatto che ci sono stanze intere di plichi di autorizzazione in attesa di valutazione, già solo per quello. Funzionario dell'ufficio tecnico della regione, 6.000 megawatt di richieste di autorizzazione. Questo quando facemmo la prima parte del corso. Sì, quindi è possibile anche quella. Sicuramente cioè il mini eolico ora ha tutte le carte in regola, non è il mini eolico di 5 anni fa, di 8 anni fa in Italia, in cui era tutta una scoperta. Ora è un'industria italiana che si è consolidata in Italia. Quindi c'hai aziende che ti permettono di avere una turbina di qualità con della manutenzione, con una squadra di manutenzione che ti garantisce, dà delle garanzie. Perché poi se parliamo poi di fatto molto dell'investimento dell'eolico verte su delle garanzie, sulla certezza, quantomeno sulla previsione, sulla possibilità di prevedere il rischio dell'investimento. Questo è quindi, attualmente ci sono tecnologie che lo permettono nel mini eolico, quindi non la escludo assolutamente come possibilità. Poi l'ordine di investimento, magari anche più piccolo, può invogliare a darvi vista. Un megawatt è una battaglia, cioè è bella dura pure, ha senso farlo un megawatt. Politicamente, se vediamo l'investimento, cioè la comunità, che uno vuole cambiare la comunità, perché si ragiona non solo di cambiare il sistema energetico, perché poi il sistema energetico anche col mini eolico lo stai cambiando, ma anche cioè perché vuoi è una battaglia per voler evidenziare che le inefficienze e le problematiche che ci sono attualmente nel sistema di autorizzazione, eccetera. Ah sì, non è banale, non è assolutamente banale. Gli interessi poi sono in ballo, sono grandi. È curioso che fare un impianto da un megawatt equivarrebbe a combattere contro i mulini a vento alla fine, perché la Con il burocrazia, mulino, questo sì. è in Italia. Sì. Però non so se tutti hanno la testa come la mia, che sarebbero disposti a fare una cosa del genere, capito? Bisogna capire anche gli umori. Sicuramente, perché no? Cioè, una turbina da 60 kW ti dà la possibilità di essere comparabile già solo nell'impatto. Cioè, lui ci porti un bambino e per lui è grande, non è più un ventilatorino, cioè una tecnologia che ha la sua torre di accesso con la scala interna, cioè
stai acquistando un prodotto di un'industria che è comparabile ormai a quella del grande olio, chiaro, non a quel multi-megawatt, eccetera, però è comparabile sicuramente agli investimenti che abbiamo visto qui, delle turbine da 600 kW, 600 kW, la turbina 60 kW e 600 kW, cioè la torre sono 20 metri di differenza, non è, il diametro cambia molto, le fondazioni, però come investimento emozionale penso lo stesso, come emozione nel realizzarlo, come impatto economico è diverso, come impatto sulla rete elettrica, come tutti i discorsi che ne vogliamo fare, ma non la escludo come possibilità assolutamente, anzi forse potrebbe essere un buon test bed, come si dice, un buon letto di prova, no? Un banco di prova per poi magari capire c'è un gruppo che è riuscito a fare, a installare, oh, siamo capaci di montare una turbina 60 kW, di raccogliere 300.000 euro in azioni, se l'abbiamo fatto poi che ci vuole che facciamo il passo successivo? Questo è quello che penso, anche perché lo stai facendo ora col mineolico, lo puoi fare con gli stessi, ragionando con delle stesse cose, affrontando le stesse problematiche, e non è, c'è del mineolico professionale ancora in Italia, non è un mercato molto di scoperta.